Scusa, cos'è un tizio del muro? Oh. Un tizio del muro è una persona speciale la cui foto è sul muro del Fooders. Vedete? Stai dicendo che i tizi del muro hanno un tavolo quando vogliono? È la regola. Quali altri vantaggi hanno questi tizi? Non devono indossare la camicia e hanno il ketchup speciale. Oh, mamma mia! Questo ketchup è fantastico! Voglio il mio tavolo! Va bene, ragazzi, alzatevi! Che storia! Andatevene via! Bene, accomodatevi, prego, il tavolo è vostro, contenti? Senti, come si fa ad essere messi sul muro? Qualcuno che lavora qui deve pensare che ne siate degni. Bene, e ne siamo degni? No! Ciao! È incredibile, c'è sempre da discutere. Signore, grazie per essere qui. Mi dà la sua camicia? Sì, certo. Lo sai, non avevamo ancora finito il nostro cibo. Dagli il loro cibo. Ragazzi, è la prima volta nella vita che mi chiedono di uscire da un ristorante. È stato umiliante. Beh, al diavolo. Sapete chi dovrebbe stare sul muro? Il Papa? No, non il Papa. Noi. È vero. Concordo. Mm-hmm. Ehi, ragazzina. Ehi, tu! Sì? Non si mangia così sulla metropolitana. È disgustoso. Ehi, so io come fare ad avere le nostre foto al Fooders. Come? Lo sai? Davvero? Basta che Double G lo chieda per noi, ci penso io. Oh, sì! Le persone famose ottengono sempre tutto. Esatto. Non dimenticartelo. Sì, cosa? Oh, chi c'è lì, babe? Ciao! Ehi, Dub, ci servirebbe un favore. No, io non faccio favori alla gente. Dai, per favore, devi aiutarci ad avere le nostre foto al Fooders. Oh, perché dovrei aiutarvi? Tu sei una celebrità. Sì, ma io non amo sfruttare la mia fama per avere privilegi. Avanti, Dub, noi stiamo realizzando il gioco sui lama e tu devi convincere il ragazzo del Fooders. D'accordo, bene, come vuoi. Ah, Ruthless! Ti ho detto di togliere il tuo brutto piedone puzzolente! Togli il tuo brutto piedone puzzolente, perché ancora... È meglio chiudere ora.